Buonasera a tutti i nostri amici di OGame. Oggi siamo qui su YouTube per farvi vivere, diciamo, la vita di Universo Meetup. Allora, siete qui con Pitbull, detto anche Dorian, di Universo Meetup, appunto, Alleanza Amstaff, e con il mio socio. Si presenti? Buonasera, sono Rencaio di Unimizar e anch'io di Alleanza Amstaff e niente, abbiamo pensato di fare questo video come introduzione a una guerra tra noi e altre due alleanze che è iniziata una mezz'oretta fa. Esatto, una mezz'oretta, esattamente 37 minuti fa, e abbiamo appunto colto l'occasione per augurare buona guerra a entrambe le alleanze, o meglio dire alle tre alleanze, ovvero Amstaff che c'è a noi, e TSE e appunto l'altra è ICA. E praticamente dicevamo che il 2013 è partito molto movimentato in questo universo. Ci sono stati svariati off, svariate, diciamo, anche offese nei forum, dovute, saprà meglio anche il mio socio che ci sono stati dei disguidi, diciamo, tra una nuova alleanza top, la best, Certo. top di Unimizar, cioè top, come la possiamo definire poi alla fine? Sì, l'alleanza top. Noi diciamo che la top, dicono che fanno tutti gli off loro, poi non lo so. Va bene, a parte questo, niente, volevamo parlare anche di com'è la situazione in questo universo che è nato da un annetto e qualcosa, credo, poco, e niente, sembra essere uno degli universi più movimentati, almeno per ora, più attivi. Qual è l'altro? Verso ora ce ne sono rimasti pochi, ma vabbè, dai, tolti l'universo a velocità, insomma, quelli speciali, sono rimasti pochi Giusto. e noi siamo più attivi, dai. Esatto, noi siamo il vero universo, l'1X con ACS, però vabbè. Va bene così, Ci dai. si accontenta. E teniamo inoltre a ringraziare naturalmente tutti i membri della nostra alleanza, in particolar modo coloro che ci conoscono, a cui non possiamo dire il nome, però abbiamo dedicato questo video. In qualche modo lo sa lui, giusto? Sì, lasciamo anonimi Esatto, comunque. lasciamo anonimi perché non si può mica dire tutto. E poi dobbiamo dire un'altra cosa, che cioè, abbiamo parlato della guerra che abbiamo appunto fra. Che è partita proprio oggi, ma non abbiamo parlato di una guerra che è partita nei giorni precedenti, ovvero Candy versus Rar. Certo. Ma chi sono sti Rar? Questi rari hanno una storia lunga, ragazzi. Eh già, e staremo noi proprio a raccontarveli, perché io ero un Rar, cioè, meglio dire, ero un. Ma sì, dai, non so come spiegarvelo, però sì, ero anch'io entrato lì. Addirittura gli ho ceduti i miei membri della mia alleanza. E loro però sapevano che io me ne andavo, però loro si sono messi in guerra con me, non lo so perché. Evidentemente gli stavo antipatico. Che ne dici? O Probabile, probabile. se no sono invidiosi della mia potenza. Penso che sia un po' tutte le due cose, dai. E sei sempre troppo simpatico a te. E naturalmente io gliel'ho detto coi RAR. Cioè, non si può mettere contro la Candy. Hai 200.000 punti? La Candy ne ha 3 milioni? Che fai? Cioè, questi qui sono dati indicativi, naturalmente, non sono i reali, però è quello il problema. Il fatto è quello. È come se io fossi ancora in protezione Nube e facessi una guerra contro il top 1 di Misa, ma scemi? Cioè, Sì, no, è una cosa un po' strana, però poi soprattutto. Almeno la dichiarazione era un'eresia, cioè,
metteva tutto a favore di questi qui, dei RAR, Sì. e i Candy, poveretti, si trovano in difficoltà in questa occasione. Sì. Già, la vedo dura anche per i Candy in questo caso, però non penso che alla fine per loro sarà dura. Vabbè. No, vabbè, sanno sempre come comportarsi. Esatto. È per ora l'alleanza che domina in universo Mizark, per chi non lo sapesse. E tornando a noi, diciamo che abbiamo questo universo molto bello, devo dire la verità, in quanto abbiamo avuto modo di conoscere persone fantastiche e persone, beh, ci sono anche quelle, naturalmente, se no non sarebbe bello l'universo, no? Certo. Una persona fantastica, infatti, è appunto il mio socio qua di fianco, di redazione. Grazie, grazie. Troppi complimenti. E cosa dobbiamo dire poi inoltre? Ah, vabbè, dovevamo rispondere. Volevamo rispondere a una persona che ha fatto un video precedentemente a noi. Ah, già, è il nostro È il amico. nostro Poi amico, Poison. ti saluto tanto, guarda, le cose che dici in quel video. Cioè, Mi fanno uno sono vero. scompisciato. No, no, dai, però so bere, cioè, nel senso, ha ragione su tante cose. Mi sembra un po' di vedere un po' Beppe Grillo, hai visto in Sì, televisione. hai ragione, è tipo Vasco Rossi quando si riprende la webcam e inizia a dire qualcosa, però cioè, anche se sono pelle di saggezza, te che vedi Vasco Rossi alla webcam, non ci puoi credere. Ma alla fine va bene così, dai, Poison, sta Esatto, tranquillo. no, Poison, noi ti stimiamo, noi ti aspettiamo in Amstaff qualora tu volessi venire, perché c'è sempre un dibattito tra Seba e Poison. Seba è sette piglio tearo, non so se capisco. No, non so se Sì. capisci, cioè. E sì, è sempre lui. Ha detto che te vuole arare, quindi non lo so, Poison, vieni te a fa qualcosa. Esatto, Magari prendi un account, fa qualcosa. Vabbè, magari lo rubi da qualcuno. dai. E niente. Esatto, non sappiamo più che dire, penso che abbiamo esposto alla grande la diplomazia Sì. di Unimizar. Esatto. Vi salutiamo a tutti Spero che vi sia. dedichiamo questa registrazione a tutti i nostri amici, A tutti i nostri all'Alleanza. fan, perché adesso su YouTube Certo. palate di visualizzazioni, ci saranno pure gli haters, addirittura si formeranno, addirittura, ma noi punteremo sempre sulla vostra fiducia che ci date e ci dimostrate con le vostre visualizzazioni, i vostri mi piace. E, non so, Pitbull vi saluta. Vi saluta anche Reccaio. Mettiamo sempre in primo piano l'Amstaff. Saluto Amstaff. Certo.